Il nostro approfondimento oggi riguarda le mascherine, mascherine che per il nuovo DPCM devono essere indossate obbligatoriamente su tutto il territorio nazionale, anche all'aperto, naturalmente nei luoghi chiusi a causa dell'emergenza Covid, erano già obbligatorie, ma insomma in questo senso la stretta è stata ed è ancora più evidente. C'è stata una frase sicuramente, perché poi quando escono dei nuovi provvedimenti bisogna sempre entrare nel merito per capire quali sono le sfumature anche e quali sono le regole esatte. C'è stata questa frase che appena, insomma, in generale si è sentita, ha messo un po', tra virgolette, in allarme tutti, come dire, allora, quando devo mettere la mascherina e quando no, soprattutto quando sono al lavoro. Il governo che cosa ci ha detto? Le mascherine subito obbligatorie all'aperto e nei luoghi chiusi, tranne a casa. Con questo tranne a casa, che cosa si intende? Che al lavoro bisogna sempre tenerla? E se sì, invece quando possiamo toglierla? Allora, io ho chiamato l'avvocato Luciano Racchi, partner di Legalitax, per avere qualche conferma e qualche delucidazione. Avvocato, ben trovato. Buongiorno, grazie, ben trovata anche lei. Ecco, questa è la dimostrazione che anche su una situazione, mi permetta il termine banale, come quella di indossare la mascherina, si possono creare effettivamente delle incomprensioni che poi portano magari a non comportarsi nel modo corretto. E indipendentemente dal fatto che ne va della nostra salute, ci sono anche delle multe, no? Salate per chi non rispetta le regole. Quindi, insomma, con lei mi piacerebbe entrare un po' nel merito e capire che cosa succede, quali sono le regole alle quali dobbiamo attenerci. Sì, allora, in realtà, l'obbligo d'uso della mascherina attiene anche ai luoghi privati come l'abitazione quando si ospitano persone non conviventi. Per esempio, la colf piuttosto che l'operaio che viene a effettuare delle riparazioni. Poi è del tutto evidente che sarà molto difficile poter sanzionare la violazione di un simile obbligo. Però l'obbligo di uso della mascherina anche in ambito familiare, quando non ci sono, ci sono persone non soltanto tra loro conviventi, persone estranee alla famiglia, sembrerebbe essere previsto. Il dato veramente di novità è quello dell'obbligo d'uso della mascherina all'aperto, secondo le notizie che oggi possiamo leggere sugli organi stampa con riferimento al decreto del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato in uscita ormai a 2. Uso la mascherina all'aperto non soltanto quando non sia possibile mantenere il distanziamento sociale, cioè la misura superiore al metro, ma ogni qualvolta addirittura non sia impossibile mantenere distanze anche superiori, quindi l'isolamento sociale. Ecco. Sì. A me sembra però questa una norma, come dire, più che di prevenzione del contagio, una norma di contenuto educazionale. In buona sostanza, qualcuno ha sgarrato nei mesi scorsi, molti hanno sgarrato nei mesi scorsi, violando i divieti di assembramento e di uso della mascherina nei luoghi aperti al pubblico, per esempio i locali, i bar, i ristoranti, e quindi bisogna intervenire. Come dire, io lo vedo più come come dire, un avvertimento: non tollereremo più e quindi sanzioneremo addirittura questi comportamenti. Al di là dell'effettivo impatto di prevenzione sul contagio che l'uso della mascherina all'aperto anche oltre il distanziamento sociale effettivamente possa avere. Insomma, come dire che ce ne siamo un po' approfittati dopo che le maglie sono state Ce ne allentate, siamo un po' avvocato. approfittati e il governo ci dice forse abbiamo tollerato troppo, adesso la tolleranza zero sanzioneremo. In effetti, a quanto pare
Comunque, le sanzioni hanno cominciato ad essere applicate. Leggevo che soltanto nella giornata di ieri, quindi ancora non vigente, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, ci sono state 450 multe. Quindi, ecco. Esatto. Ecco, però per evitare queste multe, avvocato, insomma, chiaramente le motivazioni del governo possono essere le più svariate, però noi dobbiamo attenerci alle regole, altrimenti le multe sono salate. L'ho detto proprio in apertura, no? Dobbiamo tenerci le regole. Tra queste regole, a quanto leggo sugli organi stampa oggi, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione confermerebbe la vigenza dei protocolli di sicurezza in materia di lavoro. Quindi, in particolare dell'ultimo che risale al 24 aprile scorso. Quindi, conferma un protocollo che solo apparentemente, quindi potrebbe sembrare inadeguato, no? Se era affrontato all'ampliamento dell'obbligo addirittura con riguardo all'uso della mascherina all'aperto. Dico sembrerebbe, perché invece probabilmente non è così, altrimenti non sarebbe confermata la sua validità, parlo del protocollo, da parte del governo. In realtà è un protocollo, i protocolli in materia di sicurezza sono, come dire, non è che limitano gli obblighi e le misure di intervento all'utilizzo della mascherina, no? Sì. Quindi ci sono misure molto più ampie di informazione dei dipendenti, di formazione, di misurazione per esempio nel rispetto del nuovo tema di privacy, trattandosi in particolare di dato sensibile, della misurazione della temperatura agli ingressi e naturalmente e quant'altro, quindi dell'uso dei gel igienizzanti, eccetera, e naturalmente l'uso della mascherina quando non sia possibile il mantenimento del distanziamento sociale. Queste norme per il momento restano, a quanto sembra, tali e quali. Certo, vanno poi declinate, no? Nel caso concreto da ciascun datore di lavoro, attraverso l'implementazione, come è già stato fatto, quindi con una revisione, un'implementazione ancora del documento unico di valutazione dei rischi, avuto riguardo a questo specifico rischio biologico, di concerto con i responsabili dei servizi di protezione e prevenzione e con il comitato, no? Sì. Ecco, con i comitati. Quindi, certamente io mi attenderei da parte del governo, se non dell'INAIL, addirittura note tecniche che ci dicano un pochino meglio se qualcosa cambia. Ecco, Nel frattempo però, ecco, nel frattempo però con la massima prudenza tocca al datore di lavoro andare nuovamente a verificare la situazione sul proprio ambiente di lavoro. Noi per Certo. esempio, Sì. faccio un esempio, noi in studio abbiamo imposto l'uso della mascherina nei luoghi di uso comune. Quindi, se io esco dalla mia stanza e passo attraverso i corridoi, indosso la mascherina. Il luogo di ristoro, la sala break dove si consuma il pasto, consumo il pasto, si va a prendere il caffè. Non può essere frequentata da più di 2 persone per volta. Abbiamo installato del plexiglass divisorio tra le scrivanie dove ci sono più di un dove lavora più di un professionista, e comunque abbiamo istituito turni, nel senso che a turno i collaboratori lavorano in presenza e altri in Certo. altri invece in zona working. Ecco.
E queste sono norme, come dire, elementari, oltre naturalmente l'uso del gel, che è un po' sparso dappertutto, Certo, in questo sì, lì studio, quello ne consumiamo laboratoriale. a chili tutti quanti. Diciamo che insomma, le regole ci sono, poi chiaramente ciascuno a seconda anche del lavoro, dell'azienda, degli spazi, no? Perché poi dipende anche da quello, mette in Certo, vanno pratica. declinati, Esatto, certo, vanno esatto. declinati. Concretamente, caso per caso, questo lo deve fare il datore di lavoro, con Ok, l'assistenza certo. naturalmente del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il controllo del Certo, comitato di avvocato, le monitoraggio. rubo ancora un paio di minuti solo perché un amico potrà rispondere anch'io, ma insomma, visto che cioè, lei approfitto diciamo, della sua professionalità e della sua professione per rispondere, un amico scrive: domanda, un DPCM è superiore alla legge? Lascio a lei la risposta. No, non lo è una misura regolamentare in realtà perché è un provvedimento dell'esecutivo diverso dal decreto legge che è anch'esso un provvedimento dell'esecutivo, però avente forza di legge salva l'obbligo di conversione in legge da parte del Parlamento nei 7 giorni successivi. Sì. Mentre il decreto legge è un modo, diciamo, ordinario in situazioni di emergenza. Attraverso il quale il governo, in luogo del Parlamento, può porre norme di legge, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è una norma regolamentare, come qualunque decreto, come dire, ministeriale. Insomma, di questa non è che siano meno cogenti, certamente. Devono, come dire, non possono derogare alla legge, devono soltanto devono applicarla, ecco, devono dare Esatto, indicazioni applicative, esatto, quindi sono esattamente. cogenti naturalmente, ma però nel limite di quanto la legge prevede. Esatto, Ecco, praticamente da un punto di vista formale sono atti di secondo grado, i DPCM. sono di Esatto, secondo, certamente. va bene. Allora, avvocato, io la ringrazio per questo primo approfondimento, ma insomma, Grazie a lei. se posso disturbarla ancora prossimamente, ci saranno molti punti da andare a Assolutamente, monitorare. Quindi, assolutamente. totalmente a disposizione. Grazie. D'accordo, grazie a Luciano Racchi, partner di Legalitax, per questi aggiornamenti che sono sempre molto importanti in questo momento. Attenzione alle multe e poi la salute, questa la mettiamo sempre al primo posto, ma poi anche alle multe salate. Grazie ancora all'avvocato. Grazie a voi. Grazie.